Hello everyone! Ah, l'avete visto il titolo? Oggi finalmente, dopo mesi se non anni di convincimento, faccio il Mother's Tag. Quello che mia mamma non sa è che alla fine del video ci sarà una piccola sorpresa per lei, perché fatemi parlare dello sponsor di oggi, che ormai già conoscete, perché praticamente io indosso i loro prodotti in ogni video perché mi piacciono tantissimo. Anna Luisa, in occasione della festa della mamma, Anna Luisa ha deciso di fare il 15% di sconto su tutti i prodotti del sito e quindi ho colto l'occasione e ho fatto un regalino a mamma. Visto che né io né lei abbiamo i buchi alle orecchie, io tra l'altro mi sono presa questo orecchino che è stupendo, è bellissimo così lavorato, mi piace da morire. E per Natale io le avevo fatto un orecchino del genere, sempre di Anna Luisa, e ho visto che praticamente lo mette sempre tutti i giorni. Le ho preso un'alternativa, sempre molto semplice, elegante, che a lei piacciono le cose semplici. E poi le ho preso questa collanina carina carina con il fiore, che secondo me con l'abbronzatura, poi lei è bella scura, bella abbronzata, le starà benissimo. Poi voi lo sapete, a me Anna Luisa piace un sacco perché non solo i prodotti sono belli e di qualità, ma è anche un brand che si impegna nella sostenibilità, nel produrre emissioni zero, nel limitare gli sprechi, usare materiali riciclati. Comunque io lascio tutte le informazioni qui in info box. Vi ricordo che i prodotti sono già disponibili con lo sconto. Se volete usufruire della spedizione standard, avete tempo fino al 3 maggio per fare l'ordine per la festa della mamma. Lei si vergognerà tantissimo quando le darò i regali davanti alla telecamera, ma la figlia youtuber. Iniziamo. Ta-da! Finalmente mamma che ha consentito. Ta-da! Perché è timida, perché è timida mamma. Timidissima. Come stai? Ti senti a tuo agio? No. Dai, è solo qualche domanda. Va bene. Allora, la domanda numero uno. Secondo te in cosa siamo simili e in cosa siamo diverse? In tante cose siamo diversissime, anche se gli altri ci dicono che invece siamo molto 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 simili. Allora, prima cosa, tu sei estremamente volitiva. Parti. Beh, tu no? Io no, okay. Io no, io purtroppo no. Non so se sono d'accordo, ok, vai vai, non no, ti interrompo. No. Tu pure troppo, perché poi rompi, cioè chiaramente. Che cosa ci accomuna? La curiosità. Siamo curiosi verso, penso, tutto. Sì. Veramente verso tutto. Secondo me siamo curiosi entrambi su argomenti diversi. Io ho una mente molto più tipo umanistica, mamma ha una mente anche più scientifica. Quello sì. Le lingue, siamo bravissime tutte e due. Questa è una cosa che è proprio il canto. Le lingue, volete che vi canto un pezzettino piccolo piccolo? Mamma, meglio di no. Diciamo che musicalmente non è molto portata. Però io con la matematica invece, che lei tipo i numeri, oh che belli i numeri, io sono tipo niente. Siamo entrambe ansiose. Tantissimo. Braia ci chiama le palle di ansia. Siamo un po' ansiose. Vabbè, mi sembra di aver dato abbastanza punti. La seconda domanda è semplice. Quanti anni avevi quando mi hai avuta? 25 anni. Cosa ci piace fare insieme? Oddio, cos'è? Viaggiare. Viaggiare, anche se in realtà io e te non viaggiamo tantissimo insieme. No, no. L'abbiamo fatto in passato. Sì, e questo ci piace. Parliamo. Shopping, dai, ci piace shopping. Fare shopping insieme. A me non piace fare shopping, anche in questo siamo due. Io odio andare in giro a comprarmi vestiti, sai, proprio non mi piace. Mi piace farlo con te e per te. Però shopping per me ci piace, sì, farlo insieme. Mi piace. E mangiare, andare al ristorante, provare. Bellissimo, l'abbiamo fatto un sacco di volte io e lei. Questa è la domanda, è per me. Meno male. Qual è una cosa che tua mamma è brava a fare? Tu sei brava a organizzare eventi. Allora, lei fa la vigilessa, ma dovrebbe fare la event planner. Ha praticamente organizzato il mio matrimonio. Organizza sempre Natale, Pasqua, tutte queste cose, perché le piace il dettaglio e anche cucinare. Sì, è vero. Stupire gli ospiti. Qual è una cosa in cui io non sono brava? Non sa neanche che cosa vuol dire tenere una casa, perché la telecamera fissa sempre in un punto. E meno male, vi giuro, non vive in un campeggio, ma sembra. Non è vero, non è vero, è pulita. E lei casa. Non è brava ad organizzare eventi, assolutamente no. Mamma! Mi mette l'ansia, se ci sono più di due persone, ma anche due. Mamma, che faccio? E poi siamo due palle d'ansia, ma lei è più pesante di me in tutto. Beh, tu sei più ansiosa. No, cioè, se io la chiamo, perché io non telefono mai, ma se io le telefono, lei è... Mi chiama? Cosa è successo? Non dice pronto? Cosa è successo?
successo? Non mi chiama mai. Certo che laddove trovo lo squillo, Sonia, qualcosa è successo. Odio chiamare, ma non solo lei, io non chiamo nessuno. Come ero da piccola? Rompi palle. No, non è vero, buonissima. Fin da piccola lei desiderava solo che io parlassi in continuazione. Quindi anche che aveva pochi giorni, io dovevo raccontare le favole. E parlavo, così. E l'unica cosa, aveva tanta fame, ecco. Tanta fame, era ragazzi una palla enorme. Quella è quando ero piccola però. Qual è una cosa che fa tua mamma che ti dà fastidio? Un sacco di cose mi dà fastidio. Sì, però io lo devo dire perché questa mi dà più fastidio di tutti. Io odio i rumori di quando le persone mangiano. E secondo me mamma fa un rumore specifico quando mangia che mi dà fastidio. Oddio, ti dà fastidio il mio. Ti dà fastidio quello di papà quando ingoia l'acqua. Papà è quando beve. Quando beve papà mi dà fastidio, a te quando mangi. Io sono così condizionata da questa cosa che anche quando mangio con lei cerco di non mettermi prima cosa uno di fronte all'altro, perché già così non mangi bene. Dopodiché se io mangio faccio piano, poi mi metto una mano davanti come tipo i vecchiettini, così. Povera. Perché mamma mia, perché poi ti inizi a guardare con quello sguardo proprio così, come per dire che cosa stai facendo. Secondo me tanti hanno la stessa cosa mia. Questa è difficile e anche profonda. Se potessi tornare indietro e cambiare una cosa del modo in cui mi hai cresciuta, quale sarebbe? Una cosa mi rimproveri sempre, che non ti ho fatto studiare musica, cioè uno strumento. Uno strumento da piccola. Perché poi la musica, uno strumento fin da bambina. Però ti ho fatto amare comunque l'arte. Poi dopo quando ho iniziato a cantare tutto il sostegno, però lo strumento da bambina come in Asia. Non ci ho pensato. Si vede che per me la musica non esiste per mamma, ma lei non l'ascolta neanche la musica. È vero. Cioè no, la musica non è una parte della tua vita. Come mi vedi tra 10 anni? Sempre piccola, come tutte le mamme. Sempre uguale, magari con palla d'ansia che inizierò a dire: mamma, sto invecchiando, mamma nella vita, e che cosa ho fatto? E ti guarderei indietro, e ti guarderei più che altro. Io già immagino tutto il sostegno che dovrò darti per cercare poi di farti vedere poi in effetti le cose come sono. Sto già invecchiando, perché stiamo tutti già invecchiando, anche voi che guardate state invecchiando in questo momento. Ecco, cattivissima su questo. E non glielo dite mai che si sta invecchiando, perché lei lo dice, lei è piccola, ma sono piccola, ancora sono piccola. Gioca col pongo? Lo posso far vedere? Lo sanno tutti tanto. Poi, io devo descriverti in 3 aggettivi. Dio, io spero di no, che non lo devo fare io poi. Comincio a pensarci. No, non ci riesco. Generosa, non c'è volta che viene a casa senza portare viveri per un mese. Ansiosa, perché ce lo devo mettere. Energetica, ha un sacco di energie. Non mi pare, io mi sento pigra. Amo dormire, quindi se posso dormo fino a tardi. Poi mi sbrigo, faccio tutto, corro, faccio quando sono così. Però ci sono pure i giorni che... Ah, bella. Però è quello molto, che non fai molto te. Energetica. Io sì, è vero, io tutti i giorni faccio. Tu sei una formica, fai tutti i giorni, così. Quello, una formica. Io no. Ok, i miei 3 aggettivi. No. Ansiosa, perché, vabbè, l'abbiamo detto. Intelligente, volitiva, ti dai tanti obiettivi e comunque non è che te li dai solo, come faccio, cioè io molte volte vorrei, mi piacerebbe, così ci lavori. Allora, visto che non ho più domande, ciao a tutti. In realtà ho una cosa che ti volevo dare per la festa della mamma. Lo so che è un po' in anticipo, però ci sono 2 cosine che ti volevo dare. Prima questa. Wow, guardate, tra l'altro già ce l'ha. Uno che lo mette sempre, io lo sapevo. Sempre. Bello l'altro che volevo. Pure insieme li puoi mettere volendo. Io insieme li voglio mettere. Questo me l'aveva regalato a Natale. Sì, buona festa della mamma. E ce n'è anche un altro. Che bello, che tenero, bellissimo. D'estate con le cose chiare, abbronzate. L'ho Questo detto bravo. Anche io. Grazie. Ah, noi non ci baciamo, non ci abbracciamo mai. Infatti tutti dicono: con il Covid quanto mi manca abbracciare e baciare i miei. Non facciamo mai. L'abbiamo fatto adesso perché sembrava, abbiamo pensato tutte e due. Beh, che freddume. Grazie, grazie di aver partecipato finalmente. Siate buoni con i commenti. Ci vediamo. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.